Bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su come inserire la musica sui propri temi personalizzati con Yata. Comunque, noi abbiamo il Tetris theme che avevo fatto poco fa e abbiamo soltanto il body e le Z pin, ma non abbiamo il file audio. Allora, come lo mettiamo? Ok, ecco qua come si fa. Bisogna avere Audacity innanzitutto, poi questa qui ad esempio è la nostra traccia audio, che sarebbe Tetris, la importiamo. Poi io so che qui a 45 secondi finisce la musica e rinizia. Comunque, adesso seleziono questa parte, la elimino, così poi verrà riconosciuta. Esportiamo l'audio in WAV, Microsoft 16-bit PCM. VGM oppure come lo volete chiamare, comunque poi va chiamato BGM. Ok, questo va chiuso. Poi ascoltiamo la musica. Questa è la musica. Ok, apriamo Audacity, sì, apriamo BCSTM, poi vi darò l'exe, anzi vi darò il pacchetto completo l'exe, quella versione di Linux e Mac. Comunque, abbiamo questa schermata su tutte le tre versioni. Comunque abbiamo limit bytes to, questa cifra sarebbe 3,3 mega circa, e infatti tenuta attiva. Poi il volume io metto 2,5, credo che basti. Comunque, convertiamo l'audio in BRSTM. Allora, scrivania, cosa c'è BGM? STM, comunque. Scrivania BGM WAV. Ok, BGM, aspettiamo. Qui ora si vede una schermata bloccata, ma è normale. Aspettiamo. Ok, salvata. Io userò la versione SonX, il convertitore di SonX. Comunque sul Windows è Froggest Spirits. Comunque, apriamolo, ci vuole un secondo. Voilà. Ok, abbiamo il nostro BGM BCSTM. Copiamolo dentro Tetris Theme. Mettiamolo in colla, ok. Adesso io l'SD non la inserisco, questa qui è del 2DS. Comunque, abbiamo FileZilla. Anche se no, devo smontare tutto e quindi. Allora. Ok. Inseriamo dentro Tennis. Poi. Della cartella non è uscita. Demis. Ora l'ha letta, prima non l'ha letta. Comunque scriviamo, mettiamo dentro, aspettiamo che faccia il suo lavoro. Adesso possiamo disconnetterci. Bene. Passiamo sul new. Ok, adesso usciamo dall'FT Prony. L'FTP, allora. Andiamo qua. Devo rimettere un tema a caso perché quello Evocreo mi darebbe errore. Allora, mettiamo azzurro semplice, mettiamo YouTube come prima, mettiamo che carichi,
tasto home menu, Tetris, dov'è Tetris, vediamo se funziona, perché non l'ho ancora messo il tema, però abbiamo messo la musica. È troppo alta il volume della musica, però ecco qua il nostro tema del Tetris. È troppo alto il volume, quindi tipo si sente un po' male, però voi abbassate il volume e cosa c'è? Oh, questa è una cartella un po' strana. Avviamo ad esempio questo. Sì, ho modificato il tema stellare perché mi piacevano i suoni. Comunque, questo è il tema stellare, però è modificato. L'ho estratto dal 2DS. Comunque, ecco qua il nostro tema Tetris statico qui. Non è bruttissimo. È accettabile, no? Quindi è un po' simile a quello del tema stellare. La cartella è un po' strana, ripeto. Comunque, per questo è tutto, ci si vede nei prossimi video. Se vi è stato utile mettete un bel mi piace e iscrivetevi. Commentate se avrete dei problemi. Comunque, per creare temi bisogna usare Yata Plus. Comunque, questo è tutto, ci si vede nei prossimi video. Bella!